cioè, ormai passi l'ora di pranzo, sono oltrepassate l'orario di pranzo perché sono un quarto a mezzogiorno, un quarto all'una. Stamani praticamente ho fatto di tutto e di più, ho aperto il sole sul terrazzo, ho pulito un po' la camera, ho sistemato, diciamo, anche la cucina andava pulita, ho fatto la spesa perché comunque mancavano le verdure. Vi assicuro che avevo completamente il frigo senza quasi le verdure, no? E siccome le verdure sono importanti per noi, allora ho dovuto comprare le verdure, anche perché mi piaceva fare comunque tipo una specie di purè di carote, che poi ve lo faccio vedere magari nel video successivo. E mentre facevo ordine, diciamo, in questa stanza, perché c'ho divido sempre le cose, le collane, i braccialetti di bigiotteria, guardate cosa mi sono resa conto, Io vi faccio vedere questo cassetto che secondo me andrebbe un po' sistemato alla meglio, perché così non va bene. Qui ho le mantelline per farmi la tinta di colori, dei calzini, cioè anche infatti i calzini, sia che siano, diciamo, di primavera o estivi o autunnali o quello che volete, però secondo me così non vanno messi, che così si perdono, hanno bisogno dei loro contenitori. Poi qui, vabbè, cose di che non hanno valore ovviamente, però secondo me anche qui è meglio prendere un qualcosa che suddivida i contenitori, che secondo me qui è un gran casino, non ci si capisce niente. E oggi cercavo qualcosa per fare ordine in questo cassetto, perché secondo me così non ci siamo. Questa roba qui andrebbe levata, queste buste secondo me tolgono molto molto spazio rispetto alle scatole, quindi ho messo a posto il cassetto nell'armadio per poi, diciamo, risistemare a sua volta anche qui. Prima di mangiare togliamo via tutti i cataloghi degli sconti, che ce ne sono abbastanza. Tutto firmato ovviamente, c'è lunga, fette biscottate. Poi cosa ho preso? Le zucchine, perché me le faccio lesse ovviamente. Oh, però per tanto costano 1,10, che se lunga ti toglie 2 centesimi. Dall'1 al 4, origine Italia. Poi ho comprato il parmigiano grattato, niente di che, cocomero e le carote. Aspetta, scusate, le carote le ho pesate. E guardate, anche un bellissimo cocomero piccolissimo, però l'importante è che comunque sia buono. E le fette biscottate le mettiamo, vediamo se ce la facciamo. Qui c'è qua tutta la dispensa mia, perché c'è un casino di roba, scusate, le fette biscottate di tutti i tipi. Qui c'avevo, vedete, quelle al marco che a me piacciono un sacco. Poi c'ho quelle fette dolci e più quelle, diciamo, normali. In più da qualche parte devono essere nascosti quelle integrali, che ancora non ho capito dove stanno. E poi nel carrellino ho comprato, cioè ho infilato, sempre la solita insalatina mista. Aspettate, perché mi mando insalata, tantissima insalata d'estate. E la mettiamo, c'entra, c'entra. Io mi tiro fuori due pomodorini che mi piacciono anche, mi faccio un po' misto all'insalata. Questa è l'insalata che andremo a mettere qui. Qui ci metto, ci sono le susine, le mele, le carote, i limoni. Poi dopo faccio anche il purè di carote che vi faccio vedere nel prossimo video. Qui ci sta un po' di insalata mista, che a me piace fare la mista ovviamente, che ho prosciutto che ho comprato l'altra volta. Ho tirato fuori la carne, vedete, qui ho tirato fuori la carne da fare alla griglia. Mettiamo il parmigiano in frigorifero, che per la pasta va più che bene.
Come vedete, ho comprato vari tipi di yogurt, sono tutti firmati, guardate, eh? Firmate S lunga. Guarda, gli yogurt, guardate, gli yogurt dell'S lunga sono veramente buonissimi. Io veramente li adoro. Vabbè, sono un po' più calorici, però non mangio il pane e quindi va bene così. Pomodorini tirati fuori e dopo facciamo un'insalatona mista. Poi latte mucchi che andiamo a metterlo qui. Scusate, ma stavo guardando come mi scappava, diciamo, il vino è di mio babbo che ora non c'è, però io non bevo vino, non bevo alcolici, però dicono che fa bene il vino, certo fa bene, però a me non piace. Mucchi alta digeribilità, perché io il latte più di tanto non lo bevo, però io il latte non lo digerisco, quello normale. Poi andiamo a porre il latte equilibrio dell'S lunga. Questo qui, vedete quello parzialmente scremato, anche questo qui non mi dispiace, a dire la verità. Per concludere, due bottiglie di acqua alete che ora andiamo a porre esattamente dietro la tenda. Sì, perché io praticamente non so dove appoggiare la roba. La casa non è che sia piccola, però ci vorrebbe una dispensa iper enorme per solo. Vedete, qui c'è tutta l'acqua. Lo vedete l'acqua? Tutta l'acqua che però è piccola, sì, piccola. Povera di sodio, perché le acque fanno bene solamente se le beviamo con poco sodio. Ecco a voi la seconda bottiglia, no, dicevo con poco sodio, perché il sodio trattiene i liquidi. E li mettiamo qua. Vediamo un pochino come si fa a sistemare. Vabbè, ma ci sta, voglio dire. No, vabbè. Mettiamola così, va. Qualcuno si è chiesto che scatolina era quella che aveva nel sacchetto. No, erano solamente le gomme di queste qui della Vividente, che a me piacciono un sacco. Allora, prima di andare a mangiare e così concludo questo video, allora volevo fare due chiarimenti. Il primo chiarimento era sul penultimo video che avevo chiaramente postato quella notte, sera notte, mi pare di venerdì notte, venerdì e sabato. E poi sì, l'amministratore comunque tante cose ha scritto, comunque un cartello dei lavori che ci sono in corso e anche infine che comunque il portone per motivi di sicurezza va chiuso. Sì, comunque ha scritto questo, insomma ce l'ho conservato qui nel cellulare. E poi un'altra cosa, d'estate fa molto caldo ovviamente, normalmente le verdure fanno bene. Però l'unica caratteristica, qualcuno si è chiesto, ma cioè, mangi solo l'insalata? Sì, però la mangio solo l'insalata, perché cioè, vi faccio anche una specie di purè per non mangiare sempre magari l'insalata, cioè un purè diciamo che non ci metto né burro, non ci metto tutti questi grandi grassi, un po' d'olio, perché comunque bisogna anche cambiare, però io sono abituata anche a comprarmi un tipo di frutta alla volta. Non più di due tipi magari di verdura alla volta, perché d'estate poi si tende sempre a mangiare sempre le cose fresche. Un po' a lungo andare le cose in frigorifero vanno a deteriorarsi, le verdure, cioè come la frutta, va presa fresca. Poi a me non mi pare di essere senza frutta, anche perché ci sono le susine. E diciamo, avevo un po' di melone, cocomero, sì, la mangio la frutta, però essendo anche da sola, poi tendo a, non, a mangiare sempre le stesse cose, quindi, cioè, niente, volevo solamente dire che le verdure le mangio, cioè, le mangio sempre sistematicamente 2 volte al giorno, però d'estate proprio non riesco a mangiare altro che l'insalata. E niente, con questo vi saluto, io vado a mangiare e come sempre noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!